tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno. Buon lunedì, ci avviciniamo ciao. A metà settimana, Paola, quindi sì. Andiamo avanti, poi arriva il weekend, ci muoviamo. Ieri abbiamo fatto una puntata abbastanza commemorativa ricordi, e triste, ma ricordi. Adesso tutto riparte veramente alla grande. Allora, insomma, piano piano arriviamo anche all'ultimo. Ma no, abbiamo la Lella Blu che vuole indagare, vuole indagare. Vuole indagare perché, perché lei dice che vuole la verità. E chissà chi cerca di nasconderla questa verità. Io lo so, perché il videoclip è molto simpatico e l'ho visto tante volte, e quindi lo so. Però Lella Blu voleva la verità. D'altra parte, giustamente, volevo la verità. Non mi dire le baggianate, dimmi la verità. Oh. Perché chissà poi perché baggianate. Baggianate. Scopriremo, chissà perché, andremo a indagare. Comunque partiamo oggi con Lella Blu, questa grande artista piemontese, gli occhi di ghiaccio del Piemonte, wow, come la chiamo io, ed è... Volevo la verità. La verità. Lella Blu. Che dediche ci sono per oggi, Paola? Una whatsappata da parte di Cinzia e Ugo da Gorizia per Virginia. Ciao Paola. Dedichiamo alla nostra amica Virginia, che compie 51 anni oggi, Cieli immensi di Patti Pravo, interpretata da te. Siete sicuri? Hai capito. Non so se poi la Patti si arrabbia. Si arrabbierà. No, non lo dico, so. Si arrabbierà. Si arrabbierà. Si arrabbierà. Chi si arrabbierà? A Patti Pravo. Ah no, tanto non capisce. Proprio sono un'imitatrice proprio top, non mi capiscono. Va bene, la vogliono interpretata da me. La puoi presentare imitandola come... No, veramente, c'è scritto la puoi presentare imitandola come sai fare tu, ma giuro che non l'avevo ancora letto. Sei grande, grazie, grazie veramente. Un saluto ma piccolo, piccolo a Luciano, piccolo l'ho aggiunto io. Grazie, vi seguiamo su YouTube. Bene. Cinzia e Ugo.
Non so mica se gliela canto. E te dovresti presentare? Hanno detto che la imito bene, ma ti rendi conto? Che... ma siete pazzi, va bene. Cioè, no, l'Immensi. Comunque, no, io la canto a modo mio, però, lo sapete, comunque, vero? Sì, certo. Ma chissà, comunque devo dire che io la conosco, Fatti Bravo, da quando era non proprio ragazzina, ma insomma che aveva... Giovanetta. Una trentina d'anni. E ho fatto diverse serate da Oliviero in Versilia, proprio insieme, e devo dire... caratterino, quel che era, eccetera, eccetera, però un magnetismo è una cosa sì, straordinaria. Come canta, lo sappiamo tutti, è un ma po' particolare, noi, Luciano, può piacere. Perché nessuno si rende mai conto delle sue eventuali stonature, tanto il carisma riesce a camuffare sì, pure esatto, le defiance. Ma non è neanche stonature, è proprio un modo di cantare. Vabbè, comunque Fatti Bravo è Fatti Bravo, ha sì, avuto dei grandiosi successi, anche mi ricordo... Non tanti anni fa, un bel festival di Sanremo dove fece una canzone di Vasco Rossi, l'abbiamo cantata, sì, avete voi cantanti sì, femmine, l'avete cantata tutte. Comunque, e allora andiamo. Io ringrazio gli amici di da Goizia vi ringrazio, Cinzia Ugo, il mio entusiasmo solito per le mie cose che è, e c'è l'Immensi, va bene? Lo vedi? Giù boss dediche. Se la colpa non è mia, ma è tua, anzi è sua. Grazie, c'è una visitata. E adesso arriva una collega, una grandissima, Rosy Velasco, la Rosy, bravissima, e allora che ci fa ascoltare... Pazza di te! Vai, Rosy! Vai, Rosy! Sono pazza di te! Pazza d'amore.
facciamo partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Sì. Quindi parte la sigla per Conosciamoli Meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, ma Valentina, noi dietro le quinte siamo sempre un po' a gossipare, sì, a spettegolare. Parliamo però, dai, di cose serie, perché parlavamo della tua carriera universitaria, sì, che è iniziata abbastanza recentemente. Sì, sono al secondo anno. Secondo di anno? Ingegneria chimica e biochimica. Che sarebbe per i comuni mortali, ecco. Diciamo che vorrei utilizzare questa laurea per progettare impianti per aiutare l'ambiente. Vuoi salvare l'ambiente? Sì, è una cosa che mi sta molto a cuore. Ma che bello, poi detto così sei la scienziata che tutti adoreremmo subito avere, no? Che ci spiega anche un po' di formule. Infatti oggi ti volevo appunto invitare a ritornelli per spiegare la famosa formula. No, sto scherzando. No, sto scherzando. Piuttosto parliamo di sette note. Sì. Parliamo della persona che ti ha fatto per la prima volta venir voglia di salire su un palco. Me stessa. No, ma veramente, non è immodestia, io che so la storia ci credo, perché tu sei andata a rompere le scatole pure alla maestra direttrice del coro, dicesi un corettino così dell'Antoniano, e sei andata lì a rompere le scatole, sì, però sei stata, come dire, apprezzata anche in questo. Sì, sì, beh, già, lì per lì no, però... dopo sì. E la prima canzone che ti ha fatto cantare? Allora, le audizioni le ho fatte con 44 gatti, che però non avevo ancora la R, quindi era 44 gatti. Ah, c'avevi la L moscia, sì, molto cinesina. Come mai non ce l'avevi la L? Perché avevo 3 anni, avevo iniziato a parlare, quindi... Ma sai che tanti bambini, anche molto... Poi sono diventati una certa Cristina D'Avena, insomma, aveva dei problemi, no, di dizione, tanti di pronuncia così, e tanti che noi abbiamo conosciuto che sono diventati poi dei cantanti super. Sì. Come si fa ad acquistare la R? Io da piccola ho fatto molto allenamento, anche mia madre stava lì RR. Ricordiamo la mamma, Cristina, che è una santa donna, che devo dire che sta sacrificando un po' comunque, no, la vita per te, nel backstage ti segue, sì, sempre. Anche certo, beh, ricordiamo anche Giorgio, perché è lì che dice, ma io che faccio, lo chauffeur e basta. No, a loro vorrei dedicare una canzone, ma anche a me perché la amo in particolar modo, che è l'istoria di un amore, che non deve essere solo l'amore, no, fra uomo e donna, ma può essere anche quello per la famiglia, sì, che è quello che conta più di, sì, tutto. Storia di un amor, Valentina Carati. Ai che vida tan oscura, sin tuo amor no vivire. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la
Tornando al filone che ho raccontato qualche giorno fa, questo filone di queste canzoni straordinarie, queste canzoni indimenticabili che sono proprio con i testi green, originali, sì, interamente, vi voglio far ascoltare adesso Tu che m'hai preso il cuore. Tra l'altro con una parte, perché l'hanno cantata in tanti, Tu che m'hai preso il cuore, soprattutto la cantavano ovviamente i tenori che la facevano intera, come sì, l'ho fatta io. Ma molti cantanti, vedi Gianni Morandi e altri, tralasciavano la parte centrale che tra l'altro io non conoscevo. Non conoscevo, l'ho dovuta imparare. E allora, Tu che m'hai preso il cuore, da Luciano Nelli per tutte le persone romantiche all'ascolto. Lontan da te è morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuor. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve ti accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremar. La notte io sogno tremando di te, il cuor sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Lontan da te è morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. E adesso arriva Enrico Faggioni con la sua canzoncina. Cosa avrà preparato con queste sue canzoncine popolari che sta avendo veramente in tutta grande Italia successo. Un grande sì, successo. Bravo Enrico. Vediamo, bravo Enrico. Vai. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Si rimane sempre con la musica bella bella calda napoletana. O Sarracino, o Sarracino, bello guaglione, o Sarracino, o Sarracino, tutte femme le fanno innamorare. È bello le facce, è bello il cuore, sape fa amore, è malandrino, è tentatore. Se guardate vi fanno innamorare. E una bionda si avvelena, e una bruna se ne more, è veleno calamita, questa è femmine che le fa. O Sarracino, o Sarracino, è bello guaglione, è belle faccia, è belle core, tutte femmine fanno innamorare. E andiamo anche sul tradizionale, a Napoli, sai c'è a Napoli? Ma tu voleva a pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, capo marola in coppa. Ma tu voleva a pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, a pizza e niente più.
Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Lo vuoi? Lo vuoi o non lo vuoi? Lo vuoi o non lo vuoi? Certo che lo vuoi, dico certo loro. Che lo certo vuoi. Che lo vuoi. Però se lo vuoi fammelo sapere, certo. Che se no come? Vabbè, la canzone si chiama Se lo vuoi. Se lo vuoi. E loro sono simpaticissimi, questa bella orchestrina che viene da Massa e si chiamano I Miro. E allora andiamo con I Miro, se lo vuoi. Questa canzone nella mente, e noi due che vogliamo ancora tra le stelle, solo noi. Sì, i tuoi baci ancora tra le luci accese della sera, una musica che suona per noi. No, non ti fermare, le tue mani ancora su di me, in un fiume di emozioni, se vuoi, se lo vuoi. Questo vi salutiamo, ciao, l'appuntamento amici. È domani, non mancate di stare sempre con noi e grazie veramente che siete, so che siamo veramente tanti e siamo anche molto seguiti. E anche di qui più, le regioni passate si parola così aumentiamo tutti qui i giorni. Qui le regioni si aggiungono. Qui da Montecatini Terme, Hotel Villa Rita, dove ci ospitano alla grande il signor Moreno Jacoponi, che ci fa delle le cornie straordinarie tutti i giorni. Vero. Da qui vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli